Ciao Bimbi, tutto bene? Allora, vi è piaciuto l'allenamento settimana scorsa? Ok, allora siamo pronti e carichi per fare questo nuovo allenamento. Partiamo dal riscaldamento. Il riscaldamento si chiama base salvavita. Innanzitutto dovete chiedere l'aiuto alla mamma o al papà o chiunque volete voi e loro dovranno comandare le vostre quattro canzoni preferite, ok? Dite a mamma, papà o chi vi aiuta le vostre quattro canzoni preferite, così loro intanto le cercano. Noi bimbi dovremo partire in fondo alla stanza, ok? All'interno di un quadrato che noi definiremo base. Quando la musica va, quindi quando c'è la musica, noi dovremo uscire dalla base e ballare, andare tipo in tutte le stanze. Quindi faccio una piroetta, vado in camera, piuttosto che vado in cucina, piuttosto in sala, scegliete voi. Quando la musica si ferma, su decisione di chi vi aiuta, voi dovete correre immediatamente verso la base e rimanere dentro. Poi, una volta che la musica riparte, uscite e continuate a ballare. Tutto questo lo dovete fare per tutta la durata delle quattro canzoni. Prossimo esercizio si chiama Semaforo Special. Di cosa avrò bisogno? Avrò bisogno di fogli colorati oppure fogli dove scrivete sopra il nome del colore, ok? E basta. Questi fogli li dovete dare alla mamma, al papà o chiunque vi aiuta, mentre voi bimbi dovete partire bene in fondo alla stanza. Da quella posizione, in base al foglio colorato che vi indicherà chi vi aiuta, dovete fare una precisa andatura. Ad esempio, il verde è camminata e voi dovete andare a camminare in tutte le stanze, quindi in cucina, in sala, in bagno, in camera vostra, in camera dei genitori, chiunque. Poi il rosso è stare fermi in quella posizione. Il giallo è saltare, saltellare in tutta la casa. L'arancione è camminata all'indietro. Il blu è strisciare bene per terra, mentre il viola è saltellare lateralmente o camminare lateralmente. E questi esercizi dovete farli per circa 5 minuti. Prossimo esercizio, staffetta sprint. Di cosa abbiamo bisogno? Di 4 bottiglie d'acqua messe una accanto all'altra ad una distanza di circa 80 cm o 1 m. Noi bimbi dobbiamo partire bene in fondo alla stanza e da questa posizione corriamo verso la prima bottiglia. Tocco, torno indietro, vado verso la seconda, tocco, torno indietro. Vado verso la terza, tocco, torno indietro, vado verso la quarta, tocco, torno indietro fino al punto di partenza. Da qui ritorno verso la quarta, tocco, torno indietro, vado verso la terza, tocco, torno indietro, vado verso la seconda, tocco, torno indietro e infine vado alla prima, tocco e torno indietro. Tutto questo fatto per 5 volte. Ultimo esercizio si chiama salta e lancia. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di 3 bottiglie d'acqua messe orizzontalmente per fare da ostacolo, un rialzo da saltare da superare, un tubo e 4 anelli fatti con i cartoni. Io li ho fatti piccoli, ma se volete potete farli anche molto più grandi e fatevi aiutare dalla mamma e dal papà. Da qui dobbiamo bene partire in fondo alla stanza e saltare la prima bottiglia, saltare la seconda, saltare la terza. Supero bene il rialzo e da qui i vostri quattro anelli dovete cercare di farli entrare nel tubo. Una volta che avete fatto tutti e quattro, si gira. Vado, salto, salto e salto. E tutto questo va ripetuto per 5 volte. Siete pronti, bimbi? Buon allenamento!